Fondazione Francesca Rava e Fondazione Vodafone Italia impegnate in prima linea dall'inizio della pandemia con iniziative a supporto dell'emergenza sanitaria hanno ufficialmente consegnato questa mattina all'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli un ecografo di ultima generazione dotato di 3 sonde che permettono di realizzare ecografie di secondo e terzo livello per la diagnosi e cura della salute del feto. Un sistema altamente sofisticato donato al più grande centro nascita della Campania, dove avvengono circa 15.000 screening ecografici e in cui il macchinario donato contribuirà a realizzare percorsi nascita sicuri. A parlarcene il direttore del Dipartimento di Attività Integrata Materno-Infantile, Giuseppe Bifulco. Non abbiamo mai dovuto perdere di vista entrambi gli obiettivi. È prioritaria certamente la donna Covid, ma è prioritaria anche la donna non Covid e non solo la donna gravida, ma la donna che ha la necessità di fare una tecnica di fecondazione assistita, la donna che ha un problema di ginecologia oncologica, le donne che devono fare la prevenzione per le neoplasie del tratto genitale, le donne che hanno delle gravidanze complicate. Un impegno ben rappresentato dal numero degli esami ecografici che soprattutto negli ultimi mesi hanno permesso al Policlinico di essere centro d'eccellenza durante la pandemia che ha investito i reparti come uno tsunami. La project manager della Fondazione Francesca Rava, Emma Baiardi. Siamo partiti dal nord Italia perché lì è un po' dove c'è stato il centro dell'epidemia all'inizio dell'anno scorso e oggi siamo qua a Napoli grazie alla Fondazione Vodafone perché abbiamo sviluppato un progetto di sostegno, di aiuto con la fornitura di apparecchiature molto sofisticate, questo ecografo ne è proprio la rappresentazione, per gli hub maternità Covid del centro Sud Italia, quindi Cagliari, Napoli e Agrigento.